Adesso ci avviamo alla chiusura della mattinata con l'ultima relazione, che non potrà essere presentata direttamente dal professor Zaitsev, dell'Osservatorio di Patria Russia, ma che diciamo sarà ugualmente con noi spirito grazie a Rosario Valdo. Prego. Allora, adesso diciamo che verranno presentate tutta una serie di cose che il professor Zaitsev aveva già avuto modo di approcciare 2 anni fa nel nostro simposio. Per la cronaca ricordo che il professor Zaitsev, Alexander Zaitsev, è l'unico che ultimamente ha, non voglio dire violato, ma è venuto meno un po' alla direttiva di non trasmettere segnali verso civiltà extraterrestre. Questa era una linea comportamentale che il SETI si era data fino a quando Zaitsev ha detto: ma perché non dovremmo trasmettere? Per paura che ci localizzi qualcuno e che forse magari, come qualche collega dice, questo ci possa esporre non si sa bene a che cosa? Boh, in fin dei conti da tanto tempo i nostri segnali sono, diciamo, al di fuori della Terra, quindi se qualcuno ci vuole localizzare può ugualmente farlo. Buongiorno a tutti, un cordiale saluto. Un cordiale saluto a tutti voi qui presenti, ai relatori e ai colleghi del Centro Ufologico Nazionale. Io appunto sono Rosaria Landro e faccio parte della sezione del Centro Ufologico Nazionale di Messina e quindi del CUN Sicilia. Come vedrete appena... Come vedete, faccio parte appunto del CUN Sicilia. Bene, per l'argomento che vado a illustrare, per un attimo faccio una doverosa premessa relativa al professor Alexander Zaitsev, se possiamo, perché la mia relazione si sviluppa proprio su uno dei suoi più recenti documenti. Il professor Zaitsev è stato più di una volta ospite qui nelle precedenti edizioni di San Marino, e per chi allora non fosse stato presente, io vi dico in sintesi chi è un astrofisico di fama mondiale, capo scientifico all'Istituto di Radioingegneria ed Elettronica presso l'Accademia Russa delle Scienze. La sua carriera si è concentrata finora su 3 temi principali: la teoria, progettazione e realizzazione di dispositivi radar utilizzati per lo studio di Mercurio, Venere e Marte, la ricerca radar e lo studio degli asteroidi orbitanti vicino alla Terra, mentre il suo ultimo campo di ricerca è la messaggistica radiointerstellare. Infatti ha coordinato il gruppo di trasmissioni dei messaggi radiointerstellari presso il Deep Space Center di Ecuadoria. Inoltre è coordinatore regionale per la Russia del progetto SETI, che, come è stato detto in precedenza, è Search for Extraterrestrial Intelligence, cioè la ricerca di vita intelligente extraterrestre. Il SETI è un'organizzazione che nasce per l'iniziativa della NASA negli anni 60 e oggi è sostanzialmente finanziato da privati, utilizza i maggiori radiotelescopi del mondo per scandagliare diversi settori di cielo con l'obiettivo di ascoltare, per poter individuare messaggi o per meglio dire segnali che possono provenire da probabili civiltà extraterrestri. Il professor Zaitsev comunque non si ferma soltanto a questo aspetto, ma cerca di fare un ulteriore passo avanti in questa ricerca, proponendosi come pioniere del METI, acronimo da lui stesso coniato relativo a Messaging for Extraterrestrial Intelligence, appunto la messaggistica a intelligenze extraterrestri, e quindi non soltanto un programma di ascolto, ma di invio messaggi, e che si può considerare, per questo lo possiamo considerare come una evoluzione e completamento dello stesso programma SETI. Ma toccare la mia relazione, come dicevo prima, si basa su un suo recente documento, Classification of Interstellar Radio Messages, la classificazione dei messaggi radio interstellari, che mette in evidenza proprio quei messaggi che non corrispondono ai criteri scientifici ritenuti fondamentali per una corretta trasmissione interstellare. E poi vedremo insieme proprio questo aspetto, passando in rassegna alcuni di questi casi.
Questo documento fu pubblicato nel 2011 e viene presentato per la prima volta dal professor Zaisser nell'ottobre del 2010 in Inghilterra, nella prestigiosa sede della Royal Society, in occasione del secondo simposio dell'International Academy of Astronautics sul tema suggestivo e affascinante Searching for Life Signature, cioè la ricerca per, appunto, per i segni, per le attestazioni della vita. E se poi per vostra curiosità andate a vedere sul sito della Royal Society il calendario degli eventi, vi renderete conto di quanta attenzione da tempo viene dedicata a questa affascinante tematica. Quindi tutti i messaggi radiointerstellari conosciuti vengono divisi essenzialmente in due gruppi diversi. Sulla base di determinati criteri di classificazione proposti, abbiamo i messaggi con basi scientificamente fondate, che si possono definire meta-projects, e messaggi, come dire, sui generis, indicati come pseudometri. Per classificarli è bene che gli elementi vengano scelti nella cosiddetta meta-list, che è un elenco, una lista, contenente 10 domande relative ad alcune questioni cardinali e concrete che hanno lo scopo proprio di verificare se un dato messaggio radiointerstellare può essere considerato una trasmissione valida o meno. Questa è appunto la meta-list, volete in questo? E nello specifico sono dove trasmettere, quando trasmettere, a quale lunghezza d'onda, quale polarizzazione usare, quale dovrebbe essere l'energia dei segnali radio trasmessi, quale modulazione applicare e qual è la struttura ottimale di tali messaggi e quali contenuti dovrebbe portare il messaggio agli aliens, perché trasmettere messaggi interstellari e, in ultima analisi, può o meno mettere a rischio, compromettere la sicurezza della nostra civiltà. In altre parole, si propone di classificare sia i messaggi futuri e quelli già trasmessi a secondo quanto bene essi coincidano con alcuni criteri di base del MEDI che si possono concretizzare in 3 seguenti punti. Il primo è la scelta delle stelle di destinazione. Il secondo, l'energia necessaria per inviare nella maniera corretta le informazioni. Il terzo è la disponibilità all'interno del corpo del messaggio di una chiave di lettura speciale, digitale o analogica, per consentire agli aliens, a loro, di decodificare il nostro messaggio. Quindi alla fine di tale messaggistica, per la classificazione di tale messaggistica, è necessario scoprire e capire quanto seriamente ciascuno di questi tre aspetti viene affrontato e se vi sono delle serie preoccupazioni proprio a tal proposito. Dai messaggi che sono stati inviati emerge che soltanto 5 soddisfano pienamente tutti e 3 i criteri che sono stati menzionati in precedenza, e sono i messaggi di Recibo 74, poi abbiamo Cosmic Call nel 99, Teenage Message nel 2001, ancora Cosmic Call nel 2003 e The Message Frontier nel 2008. Ora vediamo insieme una scheda che riassume proprio in sintesi gli elementi principali di questi messaggi trasmessi dalla Terra. E la prima linea in alto vengono indicati appunto i messaggi che sono stati elencati in precedenza, seguono poi le date di invio in 1974 con la Recibo Message, ma passano ben 25 anni per la successiva trasmissione con Cosmic Call 1 che avviene nel 99. Poi indicata nella terza riga proprio la tipologia del messaggio, la Recibo Message, che è indicato come il primo interstellar radio message del mondo in formato digitale, costituito da 1679 bit, che sono il risultato del prodotto di 2 numeri primi, 23x73, e in 73 righe e 23 colonne è la posizione in cui vanno posizionate da parte dei riceventi le informazioni da noi trasmesse, con questo risultato che ben conosciamo, che è appunto la Recibo Message, e accanto vediamo anche la sequenza delle 1679 cifre binarie. Si immagina che dopo aver ricevuto i codici binari, gli aliens saranno in grado di disporre tali informazioni in modo corretto per convertirli di nuovo all'originale matrice bidimensionale. In particolare c'è da dire che tutte e 5 gli interstellar radio message, per trasmettere il contenuto esattamente, diciamo, le informazioni digitali, è stato usato un codice binario sulla base del presupposto implicito che il contenuto, che il concetto appunto di numero primo è universale e conosciuto non solo a noi, ma anche ai destinatari extraterrestri dei nostri messaggi, presupponendo naturalmente di trovare città evolute come la nostra, se non addirittura in uno stadio di evoluzione più avanzato. Tornando alla scheda precedente, abbiamo Cosmic Call 1, che è indicato come il primo interstellar radio message
molti pagine, formato da 23 pagine, quindi le informazioni sono distribuite in 127 per 127 bit, e costituisce un vocabolario di simboli che rappresentano i numeri e operazioni matematiche. Si va in progressione dalla matematica di base a concetti sempre più complessi, e rappresenta una sorta di enciclopedia del sapere umano sulla nostra civiltà e il mondo circostante. In tale messaggio c'è da dire che tra le altre informazioni digitali viene inserito e ritrasmesso nella sua interezza dal Simple Message. E poi abbiamo Teenage Message, che è indicato come il primo interstellar dei messaggi digitale e analogico, con una struttura a tre sezioni che sono state suggerite dallo stesso professor Zeiss, e con diverse strutture di informazioni, audio, immagini e testo. Fu formulato in bilingue, in russo e in inglese, e fu chiamato così proprio per l'età della maggior parte dei partecipanti. Nella parte della struttura, diciamo, audio, analogica, si trasmette The First Bearing Concert for Extraterrestrial, cioè il primo concerto Bearing per gli extraterrestri. Era composto da 7 famose melodie eseguite per il Bearing, che venne usato come sorgente del segnale analogico. Il Bearing è uno strumento musicale elettronico con caratteristiche tecniche che lo rendono idoneo per una trasmissione di questo tipo attraverso le grandi distanze interstellari. E il programma del concerto fu composto, diciamo, i pezzi musicali furono scelti proprio dagli stessi teenagers. E poi abbiamo Cosmic Hall 2, il primo interstellar radiomessage internazionale, fu composto da un team di esperti del Canada, della Russia e degli Stati Uniti, e formulato secondo un metodo scientifico alimentato da uno spirito internazionale con un approccio democratico di varie opportunità, che nelle intenzioni dei progettisti dovrebbe essere applicato a tutti i messaggi interstellari trasmessi dalla Terra. I messaggi erano infatti di almeno 50 paesi diversi e venne visto come una tipica espressione della creatività e del resto di tutto il mondo. Un forte segno del pianeta Terra, inviato nel 2003 al confine tra il secondo e il terzo millennio. E anche questa volta, come in Cosmic Hall 1, nella struttura di tale messaggio, si ritrasmette tra le informazioni anche la Simple Message, cioè la Simple Message from Earth, indicato come il primo interstellar radiomessage collettivo, cui prodotto globale in una community web, concepito come una capsula digitale del tempo. Conteneva 501 messaggi selezionati attraverso un concorso bandito sul social network Weibo, e per tale progetto venne sviluppata un'applicazione avanzata che venne integrata nel social network, e utilizzando questa applicazione i suoi utenti hanno presentato messaggi di testo, immagini, disegnato immagini che poi sono state, diciamo, ritradotti e convertiti in formato binario. Più di 500.000 di persone parteciparono a tale progetto, fra cui celebrità e politici, e i messaggi furono selezionati dagli stessi utenti. Quando nella data viva seguono appunto l'indicazione degli autori dei progetti, e poi in seguito da dove avuto la trasmissione, il primo messaggio è stato inviato da Recibo, e mentre tutto il resto si usa la struttura appunto del radiotelescopio di Equatoria. Poi sono indicate nella sesta riga le sezioni di invio, cioè ogni sezione viene indicata una stella diversa, in totale ne sono state fatte 17, poi viene indicata il tempo durante la durata totale in minuti delle trasmissioni, 3 minuti per il Simple Message, poi invece nelle successive si cresce e si giunge a oltre 900 minuti per Cosmic Hall, e poi indicata l'energia che è stata impiegata. Nella seconda scheda invece questa riassume alcuni dettagli delle 17 sezioni delle trasmissioni dei messaggi, indica verso dove queste sono state proprio condotte, guidate. Nella colonna indicata come target indica proprio il bersaglio da raggiungere, la destinazione, la stella destinataria del messaggio. Questa scelta è basata proprio su una target list che è stata formulata, selezionata dal SETI. La terza colonna indica le costellazioni delle stelle che sono state scelte come target, segue poi la data di invio delle singole sessioni, e nella quinta colonna c'è indicata quella distanza nella luce tra la Terra e la stella destinataria del nostro messaggio, e poi infine c'è la data prevista a destinazione per le singole sessioni di invio, quella a noi più vicina è il 2029, relativa a Message from Earth. Purtroppo, comunque, c'è da dire che la maggior parte dei progetti che vengono dichiarati interstellar radiomessage non possono essere considerati dei validi progetti medi, e così vengono definiti, secondo me, come definisce l'autore stesso del documento, stanze, cioè delle acrobazie, intese come bravate che stanno decisamente di bizzarro, a
anche se è da sottolineare che sono supportati, dico che sono supportati da una notevolissima macchina organizzativa. Lo vedremo assieme e andiamo a vedere appunto il primo caso e cominciamo dagli Stati Uniti, andiamo in Florida con il Big Space Communication Network. Questa è un'organizzazione privata, si trova proprio accanto al Kennedy Space Center, da Cape Canaveral, la famosa base di lancio statunitense, ed è un'organizzazione costituita appositamente per comunicare con lo spazio esterno da un gruppo di ingegneri ed esperti in radiotrasmissioni. Collegandosi al suo sito, veniamo subito accolti dal catenante, diciamo, quesito che vediamo in alto a destra, lì se ne vanno alto a terra, però c'è qualcuno là fuori, e andando avanti all'interno dello stesso sito, ci troviamo davanti a questa schermata, in cui soltanto con la modica cifra di $299 si possono acquistare 5 minuti per la trasmissione dei nostri messaggi nello spazio, in formato audio, video, grafico o solo testo. E sono indicate anche tutte le caratteristiche tecniche a cui devono corrispondere i messaggi inviati che poi andranno a comporre, diciamo, il materiale che poi andrà a comporre il messaggio. La trasmissione sarà entro 60 giorni dalla ricezione dei materiali e naturalmente del pagamento, e poi si riceverà una bella mail di conferma della trasmissione e anche un bel attestato da poter incorniciare, che conferma la data, l'ora, la frequenza, la potenza, le coordinate della trasmissione e la firma del tecnico che l'ha effettuata. È una bella organizzazione, non c'è che dire, se non fosse per il fatto che i messaggi radio vengono trasmessi senza indirizzo preciso, a bassa potenza e senza alcuna codifica speciale che consenta la decodifica di tali messaggi da parte del ricevente. Mancano quindi proprio tutte e tre le condizioni che si è detto essere fondamentali per una corretta trasmissione radio interstellare. Nonostante queste premesse, però, l'11 marzo del 2005 si effettua la prima trasmissione commerciale di un sito web nello spazio. Craigslist è un sito di community web che include migliaia di annunci di varia tipologia e classificazione, lavoro, casa e altri beni. È molto giusto che la prima trasmissione commerciale nello spazio sia un sito di community web come Craigslist, perché rappresenta un ampio spaccato della nostra società contemporanea. E questa fu in sintesi la dichiarazione di Jim Lewis nel 2005, il vicepresidente della struttura. Ma anche se in linea di principio non possiamo essere d'accordo con questa visione, ciò non toglie che purtroppo tale trasmissione è stata fatta utilizzando il Deep Space Communication Network e quindi con tutti i difetti che sono stati elencati in precedenza. E passiamo alla Francia. E troviamo il CNES, Centro Nazionale dello Spaziale, il Centro Nazionale degli Studi Spaziali, che è l'agenzia governativa francese che si occupa dello studio e dello sviluppo dei progetti relativi alle attività spaziali. Teniamo conto che uno dei dati che di solito viene inserito nei messaggi interstellari è relativo a come siamo fatti noi esseri umani. Infatti nella Recipro Message viene indicato il nostro DNA, molto schematicamente la figura umana, mentre sulle placche dei Pioneer, che sono state appunto collocate a bordo delle sonde Pioneer 10 e 11 negli anni 70, si va più nel dettaglio, sono incise proprio le immagini di un uomo e di una donna, raffigurati nudi, insieme ad altri simboli che hanno il fine di fornire informazioni sull'origine delle sonde nell'eventualità che queste vengano intercettate da possibili civiltà extraterrestri. Così, con queste premesse, nel 2006 il canale TV francese ARTE, in collaborazione con il CNES, si imbarca in un nuovo esperimento con un programma per gli spettatori della Terra e forse chissà anche per quelli più lontani. E venne messo a punto, sempre con la collaborazione del CNES, il sito web Cosmic Connessione, attraverso cui si cercò di coinvolgere una larga parte di pubblico per far sì che si raggiungesse appunto l'obiettivo della composizione dei messaggi, che furono fatti appunto da testo, da immagini, da animazioni e registrazioni audio. Ne ricevettero migliaia, moltissimi, da molti paesi, e intitolato Cosmic Connessioni, il programma di ARTE venne trasmesso la sera del 30 settembre, e proprio quando gli spettatori ricevevano le immagini dello show nelle loro case, questo veniva trasmesso nello spazio dal CNES, che utilizzava per la radiotrasmissione il radiotelescopio di Osterwell, che si trova a Tolosa e che ha una potenza di trasmissione media. La trasmissione fu fatta in direzione della costellazione dell'Orsa Maggiore e più nello specifico verso la 47 Ursa Majoris, una stella di tipo solare distante 46 anni luce di distanza dalla Terra. Si dice che tale sistema solare poi contenga una zona abitabile e quindi potrebbe ospitare un pianeta simile alla Terra. L'originalità, diciamo, della trasmissione fu che venne presentata da due personaggi, un uomo e una donna, sotto forma di disegni in bianco e nero, raffigurati nudi,
come i personaggi incisi sulle platte delle sonde spaziali Pioneer. Il programma fu poi un miscuglio di informazioni circa la realtà dell'uomo sulla Terra, come comunicare con l'altro e la ricerca della possibile vita extraterrestre. E ora vediamo insieme il breve video originale che promuoveva il programma. Le premier programme de télévision adressé aux étoiles. Conçu et réalisé par Marie Cusset et Al Giacomo, cette soirée événement met en scène films cultes et super productions. Scientifiques, artistes, clips et animations, ainsi que les courriers que les téléspectateurs ont composés aux quatre coins de la planète. Bientôt sur les ondes, découvrez les soucoupes volantes de l'armée américaine, l'émission à la pointe de l'aventure spatiale. La plus grande collection d'extraterrestres jamais rassemblée. Et au bout de la nuit, attendez-vous à la plus insolite des rencontres. Cosmic Connection, ici la Terre. Le premier message télévisé adressé aux étoiles est pour très bientôt. Restez cosmique connectés. Il programma fu progettato come un messaggio verso l'ignoto. Il suo scopo era quello di suscitare l'immaginazione degli spettatori, di far desiderare, di credere che ci sia vita là fuori. Sicuramente servì dal punto di vista sociologico per misurare l'impatto di una tale tematica. Infatti ricordiamo che è sostenuto da Artemis, che quello stesso anno concretizza un importantissimo progetto. Il 27 dicembre, quindi due mesi dopo circa il Cosmic Connection, satellite Colombo venne lanciato nello spazio e inizia a studiare le stelle, a sondare l'universo, a caccia di sistemi planetari extrasolari, con lo scopo di individuare pianeti simili alla Terra. Ma vi era anche dietro questa missione un'altra motivazione, se volete. Ricerca, naturalmente la ricerca delle nostre origini, siamo soli nell'universo, esistono altre forme di vita di fuori del sistema solare. Colui getterà lo sguardo su non meno di 120.000 stelle e si sperava, il mondo della scienza sperava, che avrebbe scoperto pianeti con quelle condizioni che possano predisporre allo sviluppo della vita. E con la svolta in effetti un buon lavoro, infatti fino ad oggi sono numerosissimi pianeti che ha scoperto, tutti molto diversi, orbitanti attorno a stelle al di fuori del nostro sistema solare. Resta comunque il fatto che attualmente sul sito del CNES, per quanto riguarda lo stato dell'arte di tale progetto in relazione alla tecnica di trasmissione di questo messaggio radio interstellare, ancora nessun dato è a disposizione per le possibili analisi. E ora è il momento della pubblicità, ovvero la pubblicità delle patatine con il virus Elliot. E andiamo in Norvegia. Questo messaggio fu inviato il 12 giugno del 2008 e vi dico subito che non soddisfa due dei tre requisiti ritenuti fondamentali per una corretta trasmissione radio interstellare. Infatti il potenziale energetico del radar ESCAP da dove si effettua la trasmissione è molto piccolo rispetto a quello necessario per superare le enormi distanze interstellari, e gli autori dell'annuncio di Doritos non hanno utilizzato alcuna codifica speciale, ma hanno trasmesso il file video in un formato terrestre compresso in un file MPEG. Il messaggio pubblicitario venne diretto verso un sistema solare della costellazione dell'Orsa Maggiore, che qui vediamo in una rappresentazione pittorica dei primi dell'Ottocento, e nello specifico verso la 47 Ursae Maioris come Cosmic Connection, a soli 46 minuti di distanza dalla Terra. La stazione spaziale europea, che
Scott si trova sull'isola norvegese di Svalbard, nel circolo polare artico, e tali radar sono normalmente utilizzati proprio per studiare l'atmosfera superiore alla Terra e quindi non sono idonee per la trasmissione nello spazio profondo. E adesso vediamo insieme il video commerciale Doritos che fu inviato verso la costellazione dell'Orsa Maggiore. Povero extraterrestre. Ricevette una donazione da Doritos per l'utilizzo dei loro impianti, non pure un sacco di soldi, ma poteva rappresentare questo l'inizio di un nuovo percorso per utilizzare tali risorse in maniera nuova e nel futuro il denaro proveniente da questo tipo di servizio commerciale poteva servire per finanziare la ricerca pura. Questo in sintesi il punto di vista dell'allora direttore di ESCAT, Tony Vaneke. Naturalmente tutta la nostra solidarietà a sostegno della ricerca pura, però è da ribadire ancora una volta che per quanto riguarda il dato oggettivo che ci interessa in questo contesto, questa trasmissione non soddisfa due dei requisiti ritenuti fondamentali per i progetti medi. E passiamo in Inghilterra con il Penguin UK Messenger. Questa trasmissione vede la collaborazione del famoso dottor Paul Davis, mentre è in corso la campagna promozionale per il suo libro The Eerie Silence, cioè il silenzio inquietante. Per questa trasmissione interstellare viene utilizzata la stazione terrestre satellitare Agnello in Cornovaglia. Tale radiotelescopio ha una potenza di trasmissione media che non supera qualche kilowatt. Il destinatario che venne scelto fu per ragioni sconosciute la nebulosa di Orione, distante soltanto 1200 anni luce dalla Terra, e inoltre non sono state utilizzate quelle tecniche speciali per la conversione del testo dei singoli messaggi in modo da facilitare la percezione da parte dei probabili riceventi. E anche per questa trasmissione, una brevissima cronistoria, cominciamo a dire chi è il famoso dottor Paul Davis, è un astrobiologo, è fisico, è professore all'Arizona State University ed è un esperto di esobiologia, della scienza che si occupa di studiare la possibile natura della vita aliena. E ha pubblicato diversi volumi sulla vita oltre il sistema solare. Inoltre, nel 2005, è stato scelto per guidare il team di scienziati, avvocati e filosofi che gestirà il primo contatto, il Post Detection Science and Technology Test Group del programma di ricerca per la vita extraterrestre del SETI. Nel suo nuovo libro lui cercò anche di scuotere le fondamenta del SETI, sostenendo che in tutti questi decenni di ricerca non abbiamo trovato nulla perché abbiamo peccato di antropocentrismo, e sarebbe a dire che ci siamo convinti che gli alieni debbano in qualche modo assomigliare a noi, mentre in realtà è molto più probabile il contrario. Per quanto riguarda quella trasmissione tecnica del messaggio, venne bandito un concorso sul sito web della casa editrice, la Penguin Books. Attenzione che è una delle maggiori case editrici al mondo, pubblica circa 4.000 titoli l'anno tra narrativa e saggistica, ed è gestito dalla stessa casa editrice. Furono anche in questo caso migliaia di messaggi che furono ricevuti da tutto il mondo e vennero irradiati, inviati nello spazio dal radiotelescopio di Gunil verso la nebulosa di Orione il 12 marzo del 2010. In occasione della pubblicazione del libro di Paul Davis per celebrare il 50° anniversario del SETI e in occasione del primo giorno della settimana nazionale della scienza e dell'ingegneria nel Regno Unito. E anche in questo caso sottolineiamo che non c'è corrispondenza con nessuno dei tre criteri ritenuti fondamentali per il NEPI. E dopo l'America, la Francia, la Norvegia, l'Inghilterra, si va verso l'est dell'Europa, avvicinandosi alla Russia, al momento dell'Ucraina, con un fotografo che imbrega il Citomir Cosmos, ovvero l'invio dello stemma della città di Zidomir nello spazio, il 12 settembre del 2009. In tale data la città di Zidomir in Ucraina ha celebrato il suo 1125° anniversario dalla fondazione. E come parte della parte principale delle celebrazioni è stato quello di inviare lo stemma della città nel cosmo. A tal fine è stato utilizzato il radiotelescopio di Equatorio e la sera del 12 settembre nella piazza principale della città, la piazza della cattedrale, su un grande schermo allestito appositamente, venne mostrato un video live di questa trasmissione, o perlomeno questo si disse e si fece credere, perché infatti si seppe dopo che l'antenna di Equatoria in quel periodo e in quel giorno sicuramente non funzionava, quindi quello che venne visualizzato sullo schermo non fu la vera trasmissione dello stemma della città di Zidomir nello spazio, ma venne trasmesso un video dimostrativo girato da Equatoria probabilmente prima che il trasmettitore fosse spento.
intento. In realtà successe che venne messa a punto una vera e propria operazione di immagine, probabilmente per dare un ulteriore risalto alle celebrazioni della per la città di Zitomir, che è conosciuta come la città dello spazio, in quanto il luogo di nascita di Sergei Pavlovich Gorolev, che vediamo in questa bella foto, che è colui che ha, come dire, svelato il cosmo all'umanità, protagonista, pioniere della conquista dello spazio, responsabile di programmi importantissimi come il programma Sputnik, che porterà nel 1957 al lancio del primo satellite artificiale della storia, responsabile di progetti come Vostok e Voskhod, che provarono al mondo che il volo umano nello spazio era possibile, e grazie al suo lavoro si concretizza l'importantissimo evento per il mondo intero dell'avventura di Yuri Gagarin nello spazio. Il suo lavoro poi contribuì anche a molti altri progetti spaziali, anche successivi alla sua morte, come pensate, come quello della Soyuz. Vi dico tutto questo per farvi capire il perché viene messa in piedi questa operazione di immagine. E ora vediamo una parte del video di quello che dovrebbe essere l'invio dello stemma della città di Zitomir nel cosmo. Quindi, nonostante tutto, la trasmissione viene pubblicizzata, data per vera, e ciò rientra in quell'aspetto a cui accennavo prima all'inizio di questa relazione, quando dicevo della notevolissima macchina organizzativa che si muove attorno a questi eventi, con il coinvolgimento di istituzioni, strutture, attori di primo piano. Questo è dovuto probabilmente al considerevole impatto mediatico del tema trattato, che esercita un formidabile fascino su chiunque. E a proposito della medialicità di tali eventi, torniamo, concludiamo con l'America e con il messaggio che sicuramente quello mediaticamente più conosciuto. Il 4 febbraio del 2008 il messaggio Force the Universe è stato trasmesso verso la stella polare, 431 anni di distanza dalla Terra. Una supergigante, i cui ambienti circostanti probabilmente non possono supportare la vita secondo quelle che sono le nostre attuali conoscenze. Inoltre il messaggio è stato compresso con algoritmi terrestri in un formato MP3 e trasmesso impropriamente ad una velocità elevatissima, 186.000 miglia al secondo, pensate circa 300.000 volte maggiore di quella prevista per una corretta trasmissione. E la trasmissione venne fatta tramite il Deep Space Network della NASA. Questa struttura è una rete internazionale di antenne in grado di supportare le missioni spaziali interplanetarie e le osservazioni di radioastronomia per l'esplorazione del sistema solare e dell'universo. E attualmente è composta da 3 impianti per le comunicazioni nello spazio: Profonda, Goldstone in California, Nombre de Chavela vicino a Madrid in Spagna, e a Canberra in Australia. Queste posizioni strategiche, che permettono l'osservazione costante dei veicoli spaziali durante la rotazione della Terra e altre caratteristiche, ne fanno il più grande e sensibile sistema scientifico di telecomunicazioni del mondo. E per la prima volta nella storia è proprio la NASA a inviare il 4 febbraio del 2008 una canzone, quella dei Beatles, Across the Universe, nello spazio profondo, in The Deep Space. Per commemorare i 40 anni dalla registrazione della canzone, il 45esimo anniversario della creazione della rete del Deep Space Network, il 50esimo anniversario della NASA e il 50esimo anniversario del lancio del primo satellite americano Explorer 1. L'idea è stata lanciata e delineata dallo storico dei Beatles, Martin Lewis, e l'evento venne approvato e sostenuto da personaggi come Paul McCartney, da Yoko Ono, la vedova di John Lennon, e sostenuto dalla Apple Records, l'etichetta discografica fondata dai Beatles nel 1968. La trasmissione è stata fatta dalla stazione europea in Spagna, dal Madrid Deep Space Communication Complex, e questa trasmissione venne promossa come una celebrazione di carattere globale, in cui non soltanto attraverso le antenne della stazione europea della NASA, ma da tutte le maggiori città del mondo, da tutte le emittenti radio, locali e nazionali, tutti i sostenitori dei Beatles furono coinvolti contemporaneamente, così da creare una sorta di flusso armonico planetario in un'unica, globale, intergalattica e simultanea trasmissione di Across the Universe.
E adesso vediamo una parte del video ufficiale della NASA che promuoveva l'evento. Il video presenta immagini ed elaborazioni grafiche di dati raccolti dalla stessa struttura. Ricapitolando gli elementi tecnici riguardanti tale trasmissione, cioè la scelta errata della stella destinataria, l'utilizzo della codifica e la conseguente compressione errata, che rende praticamente impossibile la percezione del messaggio da coloro che non hanno familiarità con le tecnologie di informazione della Terra, e la velocità, irragionevolmente elevata, determinano, dal punto di vista scientifico, l'inefficienza di tale trasmissione. Così la si può considerare sicuramente come una performance ben riuscita di pubbliche relazioni, che tuttavia, dice il professor Zaltzeff, non è stata suffragata dal punto di vista scientifico. Comunque, in tutto questo spettacolo si può prendere atto di un aspetto positivo. Al momento ci sono altre strutture per la comunicazione nello spazio che contano in giunta quelle di Equatoria, quelle della NASA appunto, che non sono vietate per l'uso della trasmissione di messaggi radio interstellari. E questa non è una cosa da poco, perché dovete sapere che nel 1969 il congresso americano approvò l'extraterrestrial exposure law, cioè la legge che regolamentava il contatto e l'esposizione all'extraterrestre, e forniva alla NASA l'autorità di deprimere i contatti tra i cittadini degli Stati Uniti e gli extraterrestri. Ora è evidente, così lo si può interpretare, che come se tale divieto sia stato revocato, come se è cambiato qualcosa, perché proprio una delle antenne di trasmissione della NASA che ha inviato la canzone degli Eagles, The Ghost of the Universe, verso la stella polare. Infine, con questa esposizione di casi, ciò che si vuole far notare è che c'è una chiara e indubbia distinzione tra i seri progetti METI e le inutili profanazioni e imitazioni del METI. È lecito infatti ipotizzare che se tutte le civiltà extraterrestri soddisfano il naturale bisogno di comunicazione con altre civiltà, in modo così innaturale e surrogato, sbagliato, questo sì può causare un grande silenzio. Ed è quindi giusto separare e distinguere i messaggi scientificamente fondati dalla controparte, dalla messaggistica sui generis. Tale distinzione contribuirà sicuramente allo sviluppo della teoria e della pratica dei messaggi radio interstellari e aiuterà a evitare e discreditare i veri obiettivi del METI, Messaging to Extraterrestrial Intelligence, in quanto la messaggistica radio interstellare rappresenta una nuova e profonda attività dell'uomo, e sottolineo profonda intesa nel senso più alto del termine, come un impegno propositivo per convertire la civiltà terrestre da una modalità di solo ascolto in una civiltà che potrebbe essere individuata da una lontana e probabile civiltà extraterrestre. E questa sì è una bella scommessa, una nuova sfida, la proposta di un salto qualitativo per noi tutti e per tutta l'umanità. Certo è che molta strada c'è ancora da fare e sicuramente ci saranno nuovi limiti da superare, ma chissà, magari se ci pensiamo bene anche loro stanno cercando di capire e di superare i loro limiti e sono alla ricerca di un contatto. E comunque, io credo, a mio modesto parere, che sia bello poter pensare questo in maniera positiva. In conclusione, una considerazione, cioè che quello che si è detto fino ad ora per quanto riguarda il METI è la possibilità di strutturare e inviare messaggi che possono in futuro metterci in contatto con una probabile civiltà extraterrestre, tutto questo non è fantascienza. Questa è l'evoluzione di una scienza fantastica. E con questo io ho concluso e vi ringrazio tutti per la vostra attenzione.